Buongiorno a tutti, benvenuti a Regioniamo e benvenuti al nostro ospite che questa settimana è il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Chiaravallotti. Buongiorno, buongiorno presidente. Noi tutte le settimane iniziamo il nostro programma con un personaggio che ci racconta la sua regione e questa settimana ci parla Nonno Libero, il simpatico protagonista di Un medico in famiglia. Vediamo il servizio di Maria Antonietta Spadorcia. Centimetri di allegria, 20 di pazienza, 360 di pugliesità. E lui, Lino Banfi, nonno nella fiction e nella vita, si fa prendere le misure per un vestito che gli calza benissimo, quello di pugliese Doc. Oh, attenzione, non misurare pure questo, se no viene fuori. Aumentiamo la taglia, lì, con quel mio corpo. Bambina tu. Nonno Libero è di Andria, classe 1900, beh non ha importanza, ma i ricordi sì, quelli sono tanti. Quando lasciai la Puglia portai un pizzico di Puglia con me, però la mia Puglia che portava a Milano allora, quando avevo 18 anni, quindi nel 54, era una Puglia diversa dagli altri. Gli altri la portavano come mestiere, non so, erano tutti i ragazzi di allora, sarti, parrucchieri, muratori, sapevano lavorare. Io ero fresco di studio, di liceo, quindi non sapevo far niente. Che Puglia mi potevo portare io a Milano? La Puglia dei miei racconti, la Puglia della satira di costume. Ho sempre avuto la voglia di fare l'attore da quando ero ragazzo, quindi portai a Milano queste mie esperienze. Bambina, sì, sì, come ride il cuore. Un cuore pugliese grande così. Lino Banfi fa proposte al presidente della sua regione, non senza una tirata d'orecchie. Ragazzo Fizio, noi ci dobbiamo sentire, ci dovevamo sentire già oggi, ma non mai chiamato. Facciamo un paniere della Puglia che rappresenti la Puglia nel mondo, visto che io ne parlo sempre, di questa mia pugliesità. Noi in Puglia abbiamo l'olio, il migliore, il vino, abbiamo imparato per fortuna a vinificare come gli altri, e meglio pure. Abbiamo la pasta, i pomodori, abbiamo tanti. Facciamo un bel paniere della Puglia e io ve lo pubblicizzo in tutto il mondo. Più di questo, caro Fitto, che cosa ti posso dire? Ma i vestiti di Raffaele Fitto non vorrebbe proprio indossarli. Sicuramente io, il giorno in cui dovessi prendere il posto di Fitto e fare una telefonata segreta a Fitto, sapendo che figlio di un altro Fitto che era presidente della regione e sapeva come fare, quindi lui è pratico, e direi: ragazzo, dammi una mano perché non ci capisco un cavolo. Una parola è troppo e due sono poche, quindi la Puglia non è né una parola né due, si capisce bene quante sono, ma sono importanti. Che bella iniziativa che un personaggio si candidi a diventare testimonial della sua regione. Se lei dovesse, non so, pensare a qualcuno che possa raccontare la Calabria, così come Banfi ha fatto con la Puglia, chi potrebbe essere? Ma mi piace, ecco, in questo momento, in questa stagione, mi piacerebbe legare l'immagine della mia regione a un'immagine di giovanezza, di freschezza. Noi abbiamo Sergio Cammariere, che reduce dai trionfi del Festival di Sanremo, un giovane crotonese, egli potrebbe, credo, interpretare la malinconia e l'ansia di crescita, di sviluppo di questa nostra terra con i colori appunto smaglianti e acerbi della giovinezza. La Calabria è una bellissima regione con dei problemi naturali che come dire, creano delle difficoltà di collegamento con l'Italia. Le infrastrutture del resto sono uno dei grandi problemi del Sud. Lei, Presidente, ha recentemente raggiunto un accordo con lo Stato che prevede appunto il miglioramento delle infrastrutture calabresi. Vediamo prima il servizio di Cristina Prezioso. Il progresso e lo sviluppo hanno bisogno di una rete di collegamenti ben rodati per correre. La Calabria lo sa e ha cominciato a muoversi su questa strada. La svolta è arrivata lo scorso anno con la firma di un'intesa generale quadro tra il governo e la regione,
che rilancia le grandi infrastrutture al sud. Una programmazione che non rimarrà solo sulla carta, ma che potrà usufruire di fondi certi per la realizzazione dei progetti. La Calabria si è trovata fino ad ora estranea alla crescita del paese, soprattutto per la mancanza di collegamenti funzionali, in grado di rispondere alla crescente domanda di mobilità di merci e passeggeri. Eppure per la sua posizione potrebbe rivestire un ruolo molto importante non solo per il commercio nazionale, ma anche per quello europeo. Con questa prospettiva, tra i lavori avviati dalla Regione c'è l'ampliamento del porto di Gioia Tauro, che presto potrebbe competere con quello di Marsiglia nel traffico merci. Il potenziamento dovrà essere affiancato da altri interventi sulla rete ferroviaria e stradale. Da anni si attende l'ammodernamento della strada statale 106 che corre lungo la costa ionica della Calabria. Entro il 2007, poi, si dovrebbe completare l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Per lo sviluppo del traffico con l'Europa si dovrà puntare anche sul potenziamento degli aeroporti. Per la prossima estate è prevista la consegna della nuova aerostazione dell'aeroporto di Sant'Anna a Crotone, il primo passo verso la valorizzazione di una costa tra le più belle in Italia. Un piccolo restyling sarà necessario anche per l'aeroporto di Lamezia Terme, per adeguare piste e impianti all'aumento del traffico aereo. Infine, la rete dei porti turistici costituirà il banco di prova per una regione che non può non basare il suo sviluppo sull'industria per eccellenza del XXI secolo, il turismo di massa e di qualità. Insomma, la sfida verso il futuro è appena cominciata. Presidente, ma ci sono veramente i soldi per realizzare tutte queste opere? Il governo ha minacciato di trovarli e noi siamo ben felici di cedere, di credere a questa minaccia. Devo dire per la verità che dopo l'intesa di programma quadro che abbiamo sancito col governo, il governo sta mostrando di rispettare con puntigliosa puntualità i tempi previsti. Per quanto riguarda per esempio il ponte sullo stretto, lo scadenzario viene osservato rigorosamente. Sono cominciati e sono in fase avanzata i lavori di ammodernamento della 3 della Salerno-Reggio Calabria. Siamo ancora in ritardo con l'alta capacità ferroviaria che richiede investimenti, procedure e progetti più complessi. Siamo in ritardo forse con gli snodi per il porto di Gioia Tauro, soprattutto con la statale ionica. La ionica, praticamente la metà ionica della Calabria resta tagliata fuori da tutti i grandi traffici a tutte le linee di comunicazione, al punto da legittimare il detto comune tra noi che la Calabria Ionica è dimenticata da Dio, dagli uomini, dall'ANAS e dalle ferrovie dello Stato. Lei ha citato il ponte sullo stretto, ma i calabresi sentono veramente la necessità della realizzazione di questo ponte o pensano che ci siano altre priorità? Ecco, se noi riflettiamo con un'analisi un po' pedestre la situazione, dovremmo concludere che il ponte sullo stretto serve soprattutto alla Sicilia. La Calabria è già collegata col nord, il ponte serve per accelerare il collegamento con la Sicilia. Però sarebbe una visione molto miope del problema. Il ponte sullo stretto anzitutto è una struttura spettacolare, ha un valore simbolo di cerniera fra due regioni, di saldatura dell'Italia dalle Alpi ai Capoli Libeo, ma è anche una struttura trainante. La costruzione del ponte sullo stretto, noi immaginiamo, chiude a mo' di cerniera tutto il sistema trasportistico del Mezzogiorno, raccorda le linee di comunicazione del sud Italia, Sicilia e Calabria soprattutto, ai grandi corridoi europei, il corridoio 5 e il corridoio 8. Quindi noi sappiamo che la realizzazione del ponte sullo stretto eserciterà un'azione di stimolo profonda, immensa, un'azione di trascinamento per il completamento di tutte le altre infrastrutture che servono al sud. Cambiamo ora argomento. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Riccardo Nencini, ha conferito il gonfalone d'argento alla memoria di Giorgio Nissim. Giorgio Nissim era un mite ebreo pisano che però durante la guerra mise in piedi un'organizzazione clandestina che salvò la vita a centinaia di ebrei. Vicino a lui ci fu anche Gino Bartali che con la scusa degli allenamenti svolse un'attività clandestina senza mai farsi scoprire. Vediamo il servizio di Maria Luisa Bisogni.
anche la Toscana ha avuto i suoi Schindler, una rete interreligiosa fatta di ebrei, di cattolici, di rabbini e sacerdoti, di persone normali come il ragioniere pisano Giorgio Nissim e di campioni del ciclismo come Gino Bartali, il primo giudeo e il secondo devoto di Santa Teresa del Bambin Gesù. Due fedi diverse, un solo credo: salvare la vita di altri uomini, di centinaia di ebrei perseguitati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Papà non aveva detto mai niente in famiglia, assolutamente niente. Ad Assisi c'era una tipografia e mentre qui a Firenze, che faceva capo al cardinale Elia Dalla Costa, c'era praticamente chi faceva le fotografie e c'erano le nuove identità per far fuggire questi ebrei. Per cui papà portava le fotografie, queste nuove identità, ad Assisi, e ad Assisi a sua volta pigliava dei documenti falsi da compilare qui a Firenze. Nuove identità, le carte della speranza che Gino Bartali nascondeva nella canna della sua bicicletta, pedalando per la campagna toscana tra parrocchie e monasteri legati alla Della Sem, l'organizzazione clandestina d'assistenza agli ebrei. Pedalando anche per queste stesse vie che stiamo ripercorrendo, quelle che conducono alla porta di un convento che ha avuto in questa vicenda un ruolo molto speciale. Ed è proprio questo l'ingresso del monastero degli Oblati a Lucca, attraverso il quale sono passati parecchi ebrei, ebrei perseguitati che proprio in questa casa degli Oblati sono riusciti a trovare scampo. Qui abbiamo incontrato un testimone d'eccezione di quei tempi, fratello Arturo Paoli, premiato in Israele con l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Dalle sue parole, un vivido ricordo di Giorgio Nissim. Lui aveva escogitato questo metodo di tagliare con le forbici dei biglietti da 50 lire, ecco. E io tenevo una parte e lui dava l'altra alla persona che voleva che accogliessimo. Quindi questa persona, io suonavo il campanello, presentava questa parte, io andavo a vedere se corrispondeva nel numero a quella parte che avevo io. Allora, senza chiedere nulla, come si chiamava, da dove veniva, eccetera, venga, la raccoglievamo. Alla memoria di questo eroe pisano che riuscì a nascondere e salvare dalla deportazione oltre 800 ebrei, la regione toscana ha conferito il gonfalone d'argento. Lei sapeva che suo padre svolgeva questa attività così importante? Se ne raccontava molto in famiglia, ma sempre con piccoli aneddoti e piccole storie, qualche volta persino comiche. E in onore di Gino Bartali, già amatissimo come campione di ciclismo. Quando ho letto appunto i risultati dei recenti studi sull'attività sconosciuta, penso a tutti, del celebre ciclista, allora ho pensato che sarebbe stato opportuno, visto che Bartali è fiorentino, dedicare a lui il primo albero nel Giardino dei Giusti che sarà realizzato a Firenze. Presidente, a che cosa le fa pensare questa bellissima storia di questo Perlasca pisano? È una bellissima storia che ci riporta alla ricchezza umana presente forse in tutte le contrade, su tutti i cieli. Questa è una storia toscana. Io credo che i calabresi non siano da meno di questi esempi. Intanto per ciò che riguarda la cultura dell'accoglienza, dell'apertura delle braccia all'ospite, c'è una tradizione antichissima che credo derivi dall'esperienza magno-greca, per cui il calabrese ha sempre il rispetto massimo e apre la porta della sua casa all'ospite che viene da fuori. Storicamente abbiamo almeno due storie che verificano quello che io vado dicendo. La storia dell'immigrazione albanese. Da qualche secolo gli albanesi sono sbarcati in Calabria sulle orme di Skanderbeg, hanno creato degli enclave nel Cosentino, anche in altre zone, in Sicilia e in Molise mi pare che ci sono degli altri, ma soprattutto in Calabria. E è stata un'esperienza estremamente felice, un episodio di integrazione fra due culture e due civiltà che non ha mai dato luogo a lotte, a ripulse, a rifiuti o ad attriti fra le due comunità. Lo ricordavamo col Presidente della Repubblica Albanese che è venuto in visita non più di un mese fa in Calabria.
E l'altra storia è quella più recente dell'accoglienza fatta ai curdi che sono sbarcati in Calabria. Fra le tante centinaia di disperati che vengono sulle carrette del mare, una colonia di curdi si è stabilita poco a sud di Soverato, c'è cioè un paese badolato, un po', era un po' semi-abbandonato, e la popolazione ha accolto questi profughi, ha dato loro le case, ha messo a loro disposizione le case che erano vuote, che erano sfitte. Loro si sono inseriti, sono integrati, hanno cominciato a lavorare e c'è questa realtà di un amalgama e soprattutto di un grande rispetto reciproco. Pare che questi siano segni di grossa civiltà. Certo. Il 2003 è l'anno europeo dei disabili. Recentemente la Regione Calabria ha messo a disposizione alcuni fondi per rendere possibile la vita di queste persone. Carla Macrellino ci racconta la loro storia. Vediamo il servizio. May it be an evening star shines down upon you. Ogni individuo ha diritto alla vita e questa vita deve essere tutelata. La marginalizzazione te la senti addosso, ti senti comunque fuori dalla vita. Questa sofferenza è quando uno non c'ha un rapporto con gli altri. L'indifferenza ferisce un disabile più della malattia che lo costringe a una vita di rinunce. L'indifferenza delle istituzioni, ma anche quella più tagliente delle persone. Gente che sfugge da ciò che non conosce. Non dovete aver paura di una persona con disabilità. È una persona come tutti gli altri. Daniela, a 21 anni, è stata investita da un'auto che sfrecciava a folle velocità. Il padre è morto d'infarto e lei ha dovuto superare grandi conflitti interiori. Forse è forte dirlo, però forse preferivo essere morta. Ma oggi lei, Rita, Domenico e Franco sono riusciti a conquistare una vita indipendente e ricca di rapporti sociali. Tutto grazie ad un progetto sperimentale del governo accolto dalla Regione Calabria. Ora però i fondi sono finiti e per loro vuol dire essere abbandonati. E significa essere sospesi. È come se qualcuno ti dicesse fino a domani mangi, da domani in poi non mangi più. Fino a domani respiri, da domani in poi non respiri più. Perché questo tipo di finanziamento serve proprio a questo, cioè a darci la possibilità di vivere. La Giunta regionale si sta sforzando di trovare i fondi per rifinanziare questo progetto, che è un progetto, diciamo, pilota, simbolico, ma altamente qualificante. Ho avuto l'assicurazione da parte del Presidente Chiara Vallotti che la soluzione che è stata prospettata dal mio settore verrà favorevolmente accolta dalla Giunta, per cui almeno per 2 anni potrebbero stare tranquilli. Davanti alla prefettura di Crotone troviamo altre donne, madri di bambini disabili. Chiedono più attenzione. La più anziana ha 75 anni, da sola cura un marito e 2 figli invalidi. Il suo è un grido disperato perché qualcuno le tolga un peso dall'anima. Il peso del Signore, figlia mia. Non c'ho niente io addosso, c'ho solamente il Signore che mi deve fare almeno una grazia per aiutare questa creatura, perché io non ce la faccio più. Presidente, immagino che questo sia un tema che le stia particolarmente a cuore. È un tema assolutamente drammatico. Ci si scontra col dolore vero. E le istituzioni hanno il dovere di dare risposta, soprattutto in queste situazioni. E la Calabria è purtroppo una regione povera di risorse, ma credo che quanto a risposta di cuore, di affetto, di ricchezza umana, non sarà seconda a nessuno. Per questo problema siamo già in fase avanzata, cercheremo di dare una prima risposta per i primi anni e poi di stabilizzare la situazione in modo che cessi l'angoscia che deriva dall'incertezza del futuro, che è una
pena aggiuntiva che si aggiunge alla condizione già disperata di tanta gente. Presidente, in Calabria 12 comuni, grazie all'aiuto della Regione, sono riusciti a recuperare i loro centri storici e a dotarli di servizi che dovrebbero favorire lo sviluppo del turismo. Cristina Prezioso è andata per noi ad Alto Monte e a Gerace. Vediamo di cosa si tratta. Centri storici alla riscossa, 12 comuni calabresi che sanno di avere tanto da offrire al turismo e alla cultura della loro regione e del nostro paese, sono scesi in campo per chiedere al loro governatore di aiutarli nel valorizzare un patrimonio e una natura spesso trascurati. Il piano Oreste, cioè l'Osservatorio regionale studi territoriali, è stato già approvato dalla Giunta regionale calabrese e ha messo a disposizione 60 milioni di euro per migliorare servizi e strutture dei centri storici di questi comuni. Abbiamo prospettato questo progetto con una serie di proposte concrete al Presidente della Regione, che se n'è innamorato. Lui si è confrontato anche a livello internazionale con architetti, con ingegneri, e il progetto è stato così varato. Tra i pionieri di questo progetto i comuni di Alto Monte e Gerace, i poli opposti della Calabria, eppure con un sogno in comune, quello di fare grande la loro regione. Quasi alla punta dello stivale troviamo Gerace, conosciuta anche come la perla dello Ionio. Il paese affascina per le sue chiesette, per il castello, per le piazzette e le stradine in cui si trovano tracce di arte romanica e bizantina. Gerace ha proposto tre sezioni di intervento. La prima segue un percorso, un itinerario per così dire normanno-bizantino, quindi tende al recupero di vari edifici monumentali di epoca bizantina normanna. La seconda sezione riguarda un aspetto legato alla restaurazione, quindi a degli incentivi. La terza sezione riguarda il collegamento tra i parcheggi che stiamo realizzando poco fuori città e il centro storico, e sarà un collegamento tramite ascensore o tramite scala mobile. Verso il confine con la Campania c'è invece Alto Monte, che per le sue iniziative teatrali e musicali si potrebbe definire la Spoleto del Sud. Noi completeremo la rete museale, faremo un museo dell'alimentazione in collaborazione con le grandi case produttrici di generi alimentari. Poi miglioreremo l'accoglienza, faremo un ostello della gioventù, ce n'è uno solo in tutta la Calabria, ma soprattutto metteremo in rete con Centro Alto Monte tutti i paesi immagini della Calabria. I progetti ci sono, la voglia di fare anche. Si attendono ora i soldi per far realizzare dei piccoli grandi sogni. Presidente, al di là di questa bellissima iniziativa che immagino vogliate portare anche in altri centri storici, che cosa state facendo per incrementare il turismo in una regione poi che offre così tanto come la Calabria? Sì, noi crediamo di avere la vocazione al turismo. Molti ci dicono siamo la California dell'Europa del domani. Io ci credo fortemente e la gente ci crede. Questo progetto dei 12 centri storici, che è ancora in fase iniziale come operatività, ma è già saldato in tutte le sue componenti per quello che riguarda le procedure, è un progetto che ci ha inorgoglito parecchio, prima di tutto perché nasce dalla spontaneità dei centri, è nato l'iniziativa di questi centri che noi abbiamo raccolto e portato avanti, e poi perché vuole mostrare finalmente un'immagine di un'altra Calabria. I mass media, le tragedie che si succedono, le calamità naturali hanno portato spesso un'immagine deformata, l'immagine di una Calabria drammatica. Invece c'è una Calabria ricca di storia, di civiltà, di cultura, tutta da scoprire. Ecco, che noi cerchiamo di far rivivere appunto potenziando questi 12 centri storici. Accanto a questi 12 che hanno preso l'iniziativa da sé, noi pensiamo di poterla col tempo allargare ad altri centri che si associeranno, che presenteranno progetti che l'istruttoria regionale
rileverà essere validi e forieri di conseguenze molto produttive. Ma è tutto il comparto del turismo in cui cominciamo ormai a muoverci con un passo un po' più sicuro. Sta per essere pubblicata la graduatoria dell'ultimo bando che prevede un aiuto di alcune centinaia di miliardi per il potenziamento di strutture ricettive, alberghiere, villaggi, e da poco il Consiglio regionale ha approvato la legge sul Breckenfest, sul Bed and Breakfast, e tra poco ancora va in Consiglio regionale discussione sugli agriturismo. Poi dovremo curare i grandi attrattori, siamo un po' indietro. Noi pensiamo a una rete di campi da golf, pensiamo al potenziamento delle nostre piccole ferrovie che dal mare raggiungono il cuore delle montagne, pensiamo... Insomma, avete dei grandissimi progetti, quindi tanti auguri per riuscire a realizzarli. Grandi progetti, grandi sogni, come nella natura dei calabresi. Certo. Ora dovremmo sfatare la leggenda dell'incapacità a realizzarli. Ci ha scritto dal Piemonte la signora Adriana Battista. È affetta dalla sindrome di stanchezza cronica. È una malattia invalidante e di cui si sa molto poco ed è anche molto poco conosciuta. Lunedì scorso è ricorsa alla giornata mondiale dedicata a questa malattia e organizzata dalle associazioni internazionali di pazienti. Vediamo il servizio di Claudia Mondelli. Essere scambiata per depressione. I sintomi sono quelli dell'affaticamento, di una stanchezza che perdura. Colpisce i giovani e più spesso le donne degli uomini. Si stima che soltanto in Italia ci siano 300-400.000 persone affette da sindrome da stanchezza cronica. La sindrome è caratterizzata ovviamente da una stanchezza severa, molto prolungata nel tempo, almeno 6 mesi, che ovviamente non è causata da altre cause. È ovvio che non ci deve essere il diabete scompensato, un ipotiroidismo, un cancro, eccetera. E poi una tutta un'altra serie di sintomi che sono molto peculiari, che sono una febbricola, disturbi della concentrazione della memoria, dolori muscolari e articolari, disturbi del sonno. Adriana abita a Villar Perosa, nella provincia di Torino. Ha 60 anni e soffre da 14 di stanchezza cronica. Io mi sveglio al mattino che sono già stanca, morta, devo risolvere i miei problemi, cucinare, rassettare la casa per tenermi in ordine e poi tutto finisce lì. Una stanchezza che permette di provare sollievo solo stando a letto. Si perdono così le amicizie, il lavoro, si riduce qualsiasi forma di vita sociale. I familiari in quel momento non ti sopportano più vederti sempre trascinarti, dire non ce la faccio più, sono stanca, non ce la faccio più. Allora poi parti perché ti spingono, non ti vuoi curare, pensano che siano malattie psicologiche. Ma la psiche chiaramente dopo viene coinvolta perché stai vivendo una tragedia che è tutta tua, sei sola come un cane. In questi anni Adriana si è data un grande affare scrivendo, cercando chi come lei è affetto da questa malattia. Io al dottor D'Ambrosio vorrei chiedere a livello regionale un centro specifico di riferimento per questa malattia. E poi c'è un altro problema, non essendo riconosciuta come invalidità, chiaramente ci sono anche delle spese mediche, di ricerca, ed ognuno di noi il ticket, l'esenzione ticket non ce l'ha. Il nostro riferimento per quanto attiene questa sindrome da affaticamento cronico sarà il San Luigi di Orbassano, che è un'azienda ospedaliera mista, universitaria e ospedalieri, e il responsabile sarà il professor Angeli, che è un clinico di fama europea, direi internazionale. Valuteremo ovviamente anche l'opportunità di un'eventuale esenzione dal ticket e la possibilità di assistere in modo adeguato a domicilio i pazienti affetti da questa sindrome.
Ed è con l'augurio che vengono accolte le richieste della signora Adriana Battista che questa settimana termina Regioniamo. Grazie al presidente Chiaravallotti per essere intervenuto. Se volete scriverci o telefonarci da casa, fatelo all'indirizzo e ai numeri che vedete in sovraimpressione. Arrivederci, vi aspetto.